Pensavo di registrare, invece non stavo registrando, quindi scusate, ecco, devo ricontrollare per l'ennesima volta. Vediamo un po' se questa mattina si ci mette anche la videocamera a farmi i capricci. Ok, allora, ciao a tutti, ve l'ho già detto, sono qui per registrare un video che in realtà non ho mai fatto, per metà non l'ho mai fatto e per l'altra metà ho fatto qualche video del genere. Sto parlando del What's in my bag. Allora, What's in my bag qualcuno l'ho fatto, tipo in spiaggia, cosa c'è nella borsa di spiaggia, cosa c'è nella borsa che sto usando, insomma, qualche What's in my bag l'ho fatto. Ma questo è il mio primo What's in my bag in cui sono stata taggata, quindi è un video tag vero e proprio come le grandi, e io non ho, ho sempre visto, ma non l'ho mai fatto. Gentilmente sono stata taggata dalla super mitica Daniela del canale Ella Fashion, che sicuramente tutti quanti, tutto il web conosce, la super Dani, e io la ringrazio ancora di cuore. Accetto con enorme entusiasmo, gioia e responsabilità questo incarico di fare anch'io questo video, io così e sperando di non farti fare brutte figure, Dani, cerco di andare a sodo e quindi di portare a termine questo video. Comunque niente, io vi scriverò qua sotto, come fanno appunto le grandi, permettetemelo di fare, che praticamente non l'ho mai fatto, anzi ci ho messo anche anni a quando tutte le grandi youtuber dicevano vi metto qua sotto, io guardavo sotto, dov'era questo sotto, e poi l'ho scoperto dopo a 750 anni, insomma, nelle info box, si dovrebbero chiamare così, insomma, vi metterò lì tutti i dettagli del canale La Fashion e della Dani, ma comunque, cioè, nel senso, ormai la conoscono, penso, tutti, perché è super mega famosa, quindi io la ringrazio ancora tantissimo, è un onore essere stata taggata da te, e quindi niente, ci sono, ecco, vi ripeto, oltre il tag alla fine, però la cosa che differenzia questo video da quelli che ho fatto io sono anche una serie di domande a cui cercherò di rispondere, nel senso, quindi adesso andiamo al sodo perché sono agitatissima, mi prudono, mi tremano le mani, quindi andiamo avanti. E qui, per essere precisa, perché la Dani è sempre precisa, così responsabile, così pucciosa, però nello stesso tempo è sempre molto 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 brava, nel senso, quindi io cerco di fare un po' la bravina, ma non lo so, quindi mi sono tenuta qua l'iPad con le domande scritte per non dimenticarmele, cercando appunto di non fare gli errori alla Miki. Ok, quindi la prima domanda è: perché hai scelto questa borsa? Allora, la borsa, come la vedete qua, è questa qua. Oh, pesa. Allora, l'ho appoggiata qua sul tavolino perché pesa. Allora, è la mia borsa Moschino che ho comprato quest'estate nei saldi. Da questa parte qua è una double face.
cioè double face, no ragazzi, allora, cioè ha due facciate, lasciamo perdere, quando sono agitata ne combino ancora peggio. Allora, da questa parte qua c'è la scritta grande moschino in nero, invece da questo lato qua c'ha il teddy, quindi c'ha l'orsacchiotto sull'altalena con i fiori e le farfalle. Devo essere sincera, non mi piacciono le farfalle a me, cioè a me fanno un po' paura, però insomma ci sono, non ci faccio caso, però quando ho visto la faccia del teddy non ho potuto resistere. La borsa è una borsa con doppia maniglia così in corda, e poi ha la tracollina lunga, sempre bianca e sempre nella stessa trama della borsa. È una borsa che rimane aperta e si chiude solamente, adesso non si chiude perché è molto piena, comunque si chiude con delle clip qua a lato. Comunque io adoro le borse portate così, ovviamente se devo andare magari a un concerto, una cosa più magari che devo stare un po' attenta eccetera, non porterei questa borsa. Però perché ho scelto questa borsa? Ho scelto questa borsa per fare questo video perché è una delle borse che amo di più e mi rispecchia, secondo me mi rispecchia tantissimo, e poi comunque è anche una delle ultime che ho acquistato e quindi ho ancora molta voglia di indossarla, premettendo il fatto che non è una borsa magari in tema con la stagionalità di adesso, nel senso perché è una borsa che magari rispecchia più la primavera estate, invece siamo in autunno, però io qui da me, quando ci sono delle giornate ancora calde, si va ancora al mare qua da me, quindi con un jeans, un giubbotto di jeans e comunque una sneakers riesco benissimo ancora a portarla, e quindi finché riesco non voglio mollare comunque la sensazione estiva e quindi la porto con me. Mi piace veramente, è comoda, mi piace tanto, però sinceramente quando ho deciso di acquistarla non ho pensato tanto all'utilità, con cosa l'avrei messa, più che altro io ve lo dico, sono stata colta in fragrante da questa facciona e comunque amo molto come brand il brand Moschino, quindi è inutile dirvelo, ho scelto questa borsa qua. Andiamo avanti con l'altra domanda. La seconda domanda è: perché hai scelto questo colore? Allora, perché ho scelto questo colore? In realtà ho scelto questo colore e non ce n'erano tantissimi da scegliere. Mi sembra che c'era un'altra variante, però non nella stessa borsa, in nero. E poi quella bianca. Io sono sincera, sono rimasta più colpita dalla borsa bianca, anche perché non ne ho tantissime, ma in realtà anche di nere, io sapete che non è che ne ho tantissime, però questa mi sembrava che risaltava un sacco e soprattutto mi piaceva i colori dell'orsacchiotto eccetera, perché la maglietta bianca, insomma, mi piaceva un sacco, con i dettagli anche delle corde beige, perché io adoro, e mi piaceva molto anche questo lato di qua, non solo quello là della facciona del teddy, ma mi piaceva anche molto qua dove c'è scritto la scritta Moschino, che secondo me spicca parecchio, mi piace, insomma, sul fondo bianco, e quindi ho deciso sul bianco. Ecco, però mi sembra che c'era, ma in un'altra variante, in nero. E forse una in rosso? Sapete che ora potrei anche dirvi che forse c'era anche la variante rossa, ma che comunque non avrei mai scelto. Niente, sono andata subito a capofitto su questa, quindi ho scelto questa qua bianca. Ok, la terza domanda è: mostra e descrivi il contenuto. Ok, allora mostra e descrivi il contenuto. Quindi apriamo. E la borsa è abbastanza piena, ragazzi. Ok, io tiro su a random le cose che ci sono. Allora, la prima cosa che viene su, allora, prima di dimenticarmi, il telefono è lì che lo sto usando per la registrazione, se no ci sarebbe dentro, però non dovrei dimenticarmi perché forse c'è la parte della custodia, vabbè, insomma, comunque ci sarebbe anche il telefono, che è il nuovo iPhone 11 Pro Max. Allora, ho tirato su la confezione portaocchiali, questa qua che avevo dentro la borsa è Dolce Gabbana, gli occhiali sono di Dolce Gabbana, quindi anche la confezione è di Dolce Gabbana, e sono questi occhiali qua, che li ho intonati col pigiama col pigiama e il fiocchetto, ok, sono questi miei occhiali di Dolce Gabbana azzurri quadrati, ragazzi, cioè se non vedete, io mi sono preparata con voi in una tonalità blu cielo con le nuvolette, fiocco in testa e occhiali, cioè sono abbastanza fashion, sono fashion,
Volete fashion amici? Che fashion amici sia? Ah, questi occhiali, no, a parte gli scherzi, questi occhiali qui mi piacciono un sacco, sono i miei occhiali, nel senso tra i miei occhiali, quelli che negli ultimi periodi mi piacciono di più. Anche questi, come potete vedere, hanno appunto una lente colorata, una lente sul blu cielo e... diciamo che siamo sul finire, però secondo me questi li ho comprati questa primavera, li ho comprati, ero rimasta folgorata nel negozio, erano appena usciti. Comunque secondo me, appunto, anche andando avanti, magari ecco, non esagerando con i miei colori come faccio sempre, però vestita di jeans, vestita magari con del beige che usa molto quest'anno, con del marrone, insomma, e poi un tocco di celeste negli occhiali, secondo me potrei anche azzardare di indossarli anche più avanti. Quindi, però adesso sicuramente sì, in una bella giornata di sole ci stanno e mi piacciono. Comunque insomma, gli occhiali io ne ho tanti e quindi mi piace cambiarli e variarli, per questa ragione che non ci sono sempre questi occhiali qua, ma li cambio a seconda dell'abbigliamento, a seconda di cosa ho voglia di indossare, a seconda del tempo, eccetera eccetera. Lo faccio quando vado al mare, lo faccio quando vado in giro, lo faccio tutti i giorni, insomma, ho diversi occhiali, mi piace appunto cambiarli, l'ho già ripetuto, lo ridico perché sono logorroica. Ok, poi tiro su questo che pesa una tonnellata, però è uno dei power bank con il quale mi trovo più bene e ho abbandonato quello a forma di cioccolata, quello a forma di Hello Kitty, eccetera, perché ultimamente non che non amo più le faccette, le cose, però preferisco questi qui quando, ovviamente quando vado via, però se sto qui diciamo che il power bank non lo uso, nel senso da portarmi via, però se vado via e quindi ho la necessità di avere per sicurezza un power bank, ultimamente tengo a portare sempre questi qui che hanno 2 o 3 cariche, quindi mi trovo meglio e pesa un po' e ci deve essere il suo cavetto caricatore da qualche parte. Comunque insomma, un power bank nella mia borsa c'è se comunque vado via, ecco. Poi un mini astuccino, proprio mini mini singolo, per una penna. Scusate, cioè mi devono arrivare i messaggi mentre sto registrando un video importante. E ok, lì dentro c'è la penna che mi ha regalato la mia mamma della Thun con l'orsettino disegnato della On The Road, quindi l'orsettino che viaggia. Insomma, questa qua me l'ha regalata la mia mamma e il mio papà anche, ovvio. E niente, me la porto con me e quindi in questo mini astuccino singolo per la penna. Andiamo avanti. Allora, le salviette della Pampers in questo caso, ma ovviamente non sono sempre della Pampers, ma le cambio a seconda di quello che c'è in offerta, eccetera, per lavarmi le mani all'occorrenza, eccetera, eccetera, ma soprattutto anche perché girando con il cane è meglio avere delle salviettine a portata di mano e quindi, insomma, cerco di non dimenticarmele, di averle sempre nella borsa. Ecco, magari prediligo delle confezioni non più grandi di così perché sennò la mia borsa deve scoppiare come sempre. Poi non possono mancare nella mia borsa i Tic Tac, quelli classici, quelli bianchi. Tic Tac. Allora, altre cose cibarie che però non sempre queste. Ecco, allora qua ci sono delle altre caramelle alla menta. Queste qua che dovrebbero anche avere degli integratori, non le ho comprate in realtà, ma già che ci sono cerco di usarle, di finirle. Devo averle trovate nella Degusta Box, mi sembra di ricordarmi, e insieme anche queste qua, le Vigor Sorbits. Queste sono gomme ai frutti rossi. Comunque in genere di caramelle non ne tengo tantissime, anche perché me le mangio. Queste qua non mi piacciono tantissimo, infatti sono ancora qua. Le cingomme invece sì, le gomme da masticare, almeno una confezione la tengo. Di solito appunto neanche questa non l'ho scelta io, l'ho trovata nella Degusta Box, non le scelgo ai frutti rossi ma le scelgo classica la menta, ma ci sono e quindi cerco di usarle, di finirle, di toglierle di lì. Allora,
In questo periodo qua di passaggio, eccetera, d'estate no, però in questo periodo andando avanti, non può mai mancare nella mia borsa una crema di queste qua concentrate. Ora, questa qua è della Sien per le mani. In realtà è perché ancora quella dell'anno scorso la voglio terminare, vedete, già iniziata. Ma in realtà io mi trovo bene con la Neutrogena e è difficile che la cambio, però ho voluto provare questa l'anno scorso e quindi ora la finisco di usare. Poi, come vi avevo detto, il mio telefono è lì e in questo momento, da quando l'ho comprato, perché Marco me l'ha regalato subito appena uscito, l'ha prenotato, e non c'erano tante cover carine che potessero interessare a me, quindi ne ho preso proprio una basica da pochi soldi e ho scelto questa qua color tortora marrone, che è praticamente fatta a portafoglio. Questo è in s'appiccica con una calamita, una sorta di calamita, qua il telefono arriva qui, insomma si posa qua e poi qua ci sono degli scomparti, altri scomparti, infatti è fatta a portafoglio, diciamo, però il telefono ha un'altra custodia, perché per fare le foto, tipo per registrare eccetera, non posso tenerlo appiccicato qua. Questo, diciamo, che è solo un involucro che lo protegge durante la borsa. E poi il telefono, appunto, è lì, l'11 Pro Max. Poi qui tiro fuori una pochette che è questa qua in cavallino, in non lo so anche cos'è, tutta pelosa. E qua di sicuro non ho make up, non ho niente di tutto ciò, ma ho solamente le medicine che mi porto, quelle sempre dietro con me, nel senso, quindi quelle da borsetta. Qua dentro ho le medicine, non ve le sto neanche a tirare fuori. Imodium, Momendol, tachipirina, una siringa all'occorrenza non fa mai male, pastiglie per la gola, insomma non ve le sto a elencare tutte, la mia pochette delle medicine. Ho scelto questa qua perché era in pandan più o meno con la borsa, perché mi dà una parvenza già un po' più autunnale e perché comunque è grande, sì, si apre bene, però nello stesso modo, vedete, è molto piatta, quindi è leggera tutto sommato, quindi mi sta bene nelle borse senza... Avete capito? Ok, poi questo qui, che è il mio orsettino bello, pupotatoso, che ho preso, mi sembra in Giappone, non me lo ricordo, o Giappone o Hong Kong, non me lo ricordo più. E questo nient'altro che, vabbè, potrebbe essere anche un portachiave da appendere alle borse, alle zainetti, potrebbe essere un portachiave, potrebbe essere quello che vuoi, però è fatta a borsettina, quindi si apre. In realtà va bene anche per il viaggio, perché si ci può mettere la, per quello che ho detto, attaccata allo zaino, si ci può mettere i dati quando si viaggia. Anche il telefono suona. Registrando sto video ne è successo di ogni, cioè messaggi, telefonate, chiamate, pubblicità, non rispondo. Tra l'altro sono in ritardo, la Miki non ce la può fare, una volta essere seria, vabbè che con soffio con testa, cosa volete che sia seria? Ok, quindi si ci può mettere i dati, indirizzo, queste cose qua, però dentro io più che altro lo uso per l'iPuzz e niente, lo infilo qua dentro. Di solito, per dire la verità, non è che sono sempre così precisa, molte volte le caccio giù e va bene, soprattutto d'estate, per quando le uso di più, no? Sono direttamente cacciate giù così nella borsa. Ora magari in questo periodo qua che inizia a diradare con andare al mare eccetera, le uso leggermente meno, cioè le continuo a usare ma non le uso così tanto come in spiaggia, quindi allora inizio ad inserirle più che altro perché sono piccoline e ho paura di perderle, mica per altro, e quindi allora sto prendendo l'abitudine di inserirle in un cosino del genere, ecco. Però solitamente in estate, che ce l'ho sempre in mano, nelle orecchie eccetera, sono cacciate giù così perché è più facile che me le ricordo. Invece nei periodi, avete capito, che le uso un pochettino meno, è facile che me le dimentico, sono tanto piccole, ciao. Poi le chiavi di casa, le chiavi di casa, le chiavi dell'ufficio, le chiavi, insomma tutte le mie chiavi,
sono confusionate in una maniera incredibile, comunque va bene. Allora, c'è il mio solito portachiave, questo qua a stella, che io non so quanti anni ha, ma non voglio toglierlo, mi continua a piacere un sacco. Poi ci ho aggiunto, per fare pandan, questo teddy qua, che è piccolino, quindi non mi ingombra più di tanto, lo adoro, è tanti anni che ce l'ho, è della Moschino, e in realtà altro non è che, tac, è una chiavetta USB. In realtà non uso questa cavolo di chiavetta quasi mai. Solitamente la usavo quando portavo magari un disegno al tatuatore, queste cose qua, però diciamo che anche per lavoro è difficile che mi serva una chiavetta USB, o comunque ne ho tante diverse in ufficio, non è... però insomma mi piaceva, l'avevo preso e l'ho attaccato come portachiavi. Insomma, diciamo che una chiavetta USB può servire. Io comunque lo uso per il teddy. Poi c'è sempre questa qui, questo portachiave qua di Victoria's Secret, che ne ho due, uno colorato per l'estate e questo qua maculato sul marrone per l'inverno. E poi ho attaccato questo castorino qua che avevo preso in Canada nell'ultimo viaggio che abbiamo fatto io e Marco, quindi il castorino canadese. Ok. Poi il portafoglio, ah, caduta la borsa, mi si sta svuotando. Il portafoglio è questo qua, sempre il mio classico della Vuitton, con i miei santini, il mio papà Francesco, il mio padre Pio e il mio bambino di Praga, e qua biglietti da visita, insomma il portafoglio normale, sempre questo qua, il solito della Vuitton, da una vita e mezza. Allora, poi c'è il mio burro cacao della Bath & Beast, questo qua, perché ho tolto quello tondino, come si chiama, quello tondino, perché non mi piaceva neanche tanto, e questo qui che mi fa più morbide le labbra, soprattutto adesso che magari iniziano a diventare screpolose, quindi quello. Poi ho la fotocamera piccolina action camera della DJI, che a volte la uso per vloggare, però sono sincera, mi trovo sempre meglio, è molto meglio della GoPro, mi sto trovando molto meglio che con il DJ Osmo, mi sto trovando molto meglio che con tutte le altre cose tecnologiche che ho provato, però diciamo che mi viene sempre meglio registrare con il telefono, non so perché, comunque questo in determinate situazioni comunque può venire bene, visto che il telefono è super mega gigante, quindi ogni tanto in borsa si caccia anche questa, ecco, quindi tanto per dirvi. Poi questa borsa qua è fatta con all'interno due scomparti così, dove io in realtà non ci metto mai niente, e poi c'è uno scomparto che sarebbe questo qua, dove vedete la faccia dell'orso con la cerniera, dove c'è la mucchina, che non può mai mancare nella mia borsa, la mucchina, quindi a mucchina, cioè praticamente deve esserci. Poi c'ho questo flaconcino qua di crema della Bulgari, che è un l'avevo preso un set di cortesia in qualche hotel, e diciamo che soprattutto fin quando uso i pantaloncini corti eccetera eccetera, a volte mi sento le gambe screpolate, una cosa e l'altra, soprattutto adesso che sto perdendo la bronzatura, quindi magari un velo di crema, insomma questa qua, mi sono provata questa perché è piccolina e va bene così. Ultima cosa, ma non meno importante per quanto riguarda me, sono i sacchetti della Pupù per raccogliere appunto la Pupù di Rocco, e anche questi non devono mai mancare, perché se no come si fa? Quindi la borsa è svuotata, adesso andiamo a vedere le domande. Mercoledì, ok. Ok, quindi perché hai scelto questa borsa? Ho risposto. Perché hai scelto questo colore? Ho risposto. Mostra e descrivi il contenuto? Ho risposto. Più o meno, insomma, mi auguro di sì. L'oggetto più utile. Allora, l'oggetto più utile per me alla fine sono i sacchettini della Pupù. Sacchettini della Pupù, ragazzi, perché... perché mi servono, perché se me li dimentico, ai ai ai... quindi diciamo i sacchettini della Pupù, perché sono utili sia per me che per Rocco, perché cioè ragazzi, sì, i sacchettini della Pupù, ragazzi che poi questa di solito
porto via anche la ciotola da viaggio, nel senso per Rocco, però se sto qua come in questo caso ho la ciotola in ufficio, quindi no, se no ci sarebbe anche la ciotola da viaggio del cane. Vabbè, insomma, comunque la cosa più utile sono i sacchettini della Pupù, ragazzi, e poi è tutto utile, cioè, perché come seconda cosa o a pari merito io vi direi anche la mucchina, per quanto mi riguarda, insomma, i sacchetti della Pupù e la mucchina, possiamo metterci tutte e due le cose più utili per me. L'oggetto più inutile, ecco qua l'oggetto più inutile, che cosa potrebbe essere l'oggetto più inutile? L'oggetto più inutile per quanto mi riguarda potrebbe essere, allora, nella borsa come è stata fatta in questo momento, l'oggetto più inutile forse potrebbe essere l'involucro, questa pochettina qua dell'orsetto che contiene l'airput, nel senso, perché sì, ve l'ho detto, nel senso, per non perderle, però diciamo che la maggior parte delle volte io le caccio così in borsa, e diciamo che potrebbe essere l'oggetto più inutile, nel senso, perché è più una cosa così carina, sì, che poi riesco a trovarla meglio perché appunto è più grossa e soffice, me le protegge anche, però diciamo che alla fine la custodia ce l'hanno già loro incorporata, quindi dovrebbe essere difficile perderle o comunque romperle dalle altre cose che comunque contiene la borsa, ecco, diciamo così, quindi penso quello. Poi in realtà di oggetto inutile ne ho a valanghe, nel senso, perché in realtà inutile potrebbero essere anche allora le caramelle, potrebbero essere anche le cingomme, che posso uscire benissimo senza cingomme se mai me le compro, potrebbe essere anche allora un portachiave di questi, tipo anche questo qua, la chiavetta USB, sì, potrebbe essere una cosa utile, ma in realtà ve l'ho già detto, non la uso come chiavetta USB, quindi diciamo che potrei benissimo toglierlo, cioè avete capito, no? Però insomma, diciamo il porta, quell'orsacchiotto lì dove c'è un inserito l'airput come cosa inutile. L'oggetto più fashion sarei indecisa tra due, tra gli occhiali e la mia pochette cavallosa, la mia pochette di pelo, o comunque i miei occhiali, ma metterò la pochette di pelo come oggetto fashion, comunque questo, gli occhiali di D&G. Non so decidermi oggi, bene, ok. Basta, le domande sono finite qui. Io spero di essere stata minimamente in grado di fare questo mio primo video, tra virgolette, così importante per me. Speriamo bene, insomma, speriamo bene, e comunque al mio primo video abbiate pazienza, imparerò meglio. Grazie ancora, Dani, per la tua carineria, e niente, spero di non averti deluso, io spero che vi sia piaciuto questo genere di video, vi mando un abbraccio grande, e un mezzo bacio e un mezzo abbraccio, insomma vi mando un bacio grande e un super mega gigante abbraccio, e ci vediamo al prossimo video, sempre con la Midi Colorful. Ciao, grazie a tutti!